Ciao ragazzi, siamo tornati con il let's play di Metroid Prime. Stavo andando a prendere la bomba morfosfera, che più volte ci è servita. Ci è servita. Sono servite, perché non è una bomba. Ok. Questo qui è un mostro tenerissimo, ma che adesso non possiamo uccidere perché ci serve la bomba morfosfera. Quindi entriamo qua. Entriamo qui. E entriamo. Oh. E adesso la prendiamo. Dopo aver battuto questo boss, che è molto molto debole, però è un po' lungo da fare. Ecco, un inceneritore. Allora, per batterlo bisogna aspettare che esce su. Ecco, va a beccare il pallino rosso. Poi l'inceneritore brucia il nido di vespe. Le vespe escono e noi dobbiamo ucciderle, stando attenti allo stesso tempo anche all'inceneritore. Ecco, poi e basta, dobbiamo ricolpire il pallino rosso. Intanto le vespe usciranno senza sosta. Aia. Allora, basta, proprio qua ti devi fermare. Mi sta massacrando. Ora. Muori. Manca poco, mi sa che lo devo colpire ancora una volta. Cioè, nel senso, dobbiamo disattivare il pallino rosso ancora una volta, mi sa. Ed è finita. Ok, in 2 minuti abbiamo battuto anche questo boss e così abbiamo ottenuto la famigerata bomba morfosfera. Ok, se ci facciamo scoppiare la bomba morfosfera facciamo un saltello, però possiamo fa fare un saltello anche senza la bomba morfosfera, basta scuotere il telecomando. Ecco, qui distruggiamo. Passiamo qua, vediamo che cosa c'è. Espansione missili, buono. Torniamo indietro. Adesso c'erano parecchi posti in cui serviva la bomba morfosfera. Allora, anzitutto il mostriciattolo che abbiamo visto prima. Che la prima volta che lo vidi, me la sono fatta sotto dalla paura, veramente. L'ho visto di colpo, no? Sono spaventato. Ecco, adesso usando la bomba morfosfera contro quella macchina lì, disattiviamo il livello dell'acqua. Ma temporaneamente, perché è una prova a tempo. Noi dobbiamo andare lì. Usiamo la bomba morfosfera anche qua dentro. Alziamo le piattaforme. E dobbiamo infilarci lì dentro. Molto bene. Adesso andiamo. Che rompi che sono. Loro, non io. Giriamo. Adesso devo andare a destra. Eccolo qua, un altro buchino. Ci infiliamo e usiamo la bomba. Ecco, finalmente abbiamo finito. E ogni volta che entreremo in questa stanza non dovremo fare più tutta sta caciara per alzare le piattaforme. Adesso possiamo continuare. No. Andiamo qui, che c'è? Dove c'è? Allora, in quelle cose gialle, quelle barre magnetiche gialle ci potremo andare più molto più avanti quando avremo l'arachnosfera. Intanto entriamo e mi sa che c'è, ecco, lo immaginavo, serbatoio energia.
altri 100 punti vita. Ne abbiamo già 3, però torniamo indietro. Sì, apriti. Qui me ne frego perché non ho voglia. Dai, qui usiamo la scorciatoia che avevo detto prima, quella della bomba. Molto bene. Qui salviamo. Ok. Molto molto bene. Ora dobbiamo andare. Andiamo dove abbiamo preso il raggio ricarica, perché lì bisogna usare la bomba morfosfera. Per adesso nei rovini Chozo tutte le acque sono contaminate e tossiche. Quando avremo battuto un boss, le acque ritorneranno limpide e quindi ci potremo tuffare senza farci male. Ok. Qui dai, morite subito, non c'ho voglia di... Vabbè, io mi ci butto in mezzo. Sì, non mi hanno mica preso, eh. Sono Lara Croft, sono. Adesso se andiamo qua, c'è qualcosa che non mi ricordo. Ecco, qui ci serve l'arachnosfera, quindi abbiamo fatto tutta questa fatica per niente. Lassù c'è un'espansione missi, se non mi ricordo male. Adesso sta venendo anche il temporale. Già nella parte prima era scoppiata la pioggia, adesso sta venendo pure il temporale. Ok. Adesso molto velocemente torno indietro. Veloce, veloce. Sta venendo giù un temporale di quelli. Allora, iniziamo ad andare a salvare. Io ogni volta che passo davanti al punto salvataggio salvo. Cioè non ho fatto niente adesso. Cioè, prima l'ho salvato, no? Adesso non ho fatto niente e risalvo ancora. È proprio una mia fissazione. Ogni volta che passo davanti al punto salvataggio salvo. Ma non solo in Metroid, in tutti i giochi, salvo sempre io. L'unica volta che non salvo, poi salta la corrente, quindi... Allora... Wow! Squid ammazzo. Adesso possiamo salire perché abbiamo le bombe. Allora, iniziamo a rompere e a rompersi. A uccidere queste cose, queste vespe. Perché so già che se non le ammazziamo adesso ci romperanno... per un po'. Dobbiamo distruggere questi blocchi con le bombe della morfosfera. Continuiamo, amo, amo. Anche qui in questa stanza bisogna attivare i quattro simboli. Allora, uno, poi gli altri osti, dove erano gli altri? Vabbè, cerchiamoli. Siete una rottura voi. Sto parlando delle vespe, non a voi. Ecco, queste pianticelle qua, se non le abbassiamo col raggio, ci fanno male quando passiamo. Allora. Abbiamo attivato un simbolo su 4. Uno è qua. Molto bene. Gli altri due mi sa che sono giù. Bene.
Bene. Allora, dove sono i simboli? Allora, io vi saluto qui e ci vediamo alla prossima parte del Let's Play di Metroid. Ci vediamo ragazzi, ciao!